sabato prossimo saremo... I problemi sono sorti nella fase attuativa, quando si è capito che si faceva sul serio, che si riduceva un certo numero di province, e si dimezzavano sostanzialmente le province e si dava un avvio reale e concreto alle città metropolitane, di cui si parla da più di 20 anni e rispetto ai quali siamo in fortissimo ritardo con l'Europa. E i problemi sono stati purtroppo dei problemi di una falsa, a mio avviso, interpretazione delle identità territoriali, viste quasi come centri di potere e non come centri di erogazione di servizi e funzioni in modo moderno ai cittadini. Secondo me deve fare un passo indietro la cattiva politica, cioè la politica non attenta alle reali esigenze del territorio e delle popolazioni. Se i partiti interpretano come normalmente avviene la buona politica, è bene che loro anzi si occupino di questo e se la intestino. Diciamo, l'esperienza fatta oggi suggerisce sicuramente di affrontare in maniera organica tutto il problema del governo del territorio, procedendo più o meno contestualmente, sia a livello regionale con una riforma parziale della riforma del titolo quinto, molto a livello comunale perché i comuni devono diventare, ma in forma aggregata, il centro di erogazione dei servizi, e poi sicuramente sul un forte ridimensionamento delle province, che a mio avviso devono restare ma ridimensionate, e soprattutto con l'avvio delle città metropolitane, perché altrimenti Napoli, Roma e Milano resteranno come già sono 30 anni indietro rispetto a Barcellona, a Francoforte o a Parigi.